Vinitaly 2019, siamo con Luca Rigotti, presidente di Mezza Corona, che ci spiega la presenza di questa realtà nei mercati mondiali. Ma diciamo, il gruppo Mezza Corona è una cooperativa del primo grado in Trentino con 1500 soci che lavorano 2800 ettari di vigneto. La nostra struttura societaria è una struttura societaria particolare, sviluppata perché la cooperativa controlla una SPA e delle società che, diciamo così, costituiscono tutto il nostro gruppo. Sui mercati mondiali noi siamo strutturati con una commerciale negli Stati Uniti già dagli anni 80, un'altra commerciale in Germania vicino a Monaco, ma siamo noi in 60 paesi al mondo e la quota export del nostro fatturato di 188 milioni di euro arriva quasi all'85%. La notizia di questo Vinitaly è un importante accordo con una realtà cooperativa italiana per l'estero. Certo, abbiamo proprio firmato in questi giorni un accordo con un'altra cantina cooperativa, con la cantina Valdocca di Valdobbiadene, e attraverso le nostre strutture commerciali negli Stati Uniti distribuiremo il loro prosecco, appunto Valdocca della Valdobbiadene. Un accordo fra cooperative, sinergia fra cooperative, sinergia fra enti che lavorano per il territorio, nel territorio, a sostegno sì del reddito dei nostri soci, ma a sostegno di un'economia vista più in aspetto più ampio, insomma. Quindi l'unione fa la forza. Io credo di sì. Poi fra cooperative, accordi fra gruppi con la stessa mentalità, e credo che siano sinergie che sicuramente porteranno vantaggio ad ambedue le parti e comunque alle due economie e alle due compagini sociali. Grazie, buon Vinitaly. Grazie, grazie.